quello che ormai faccio da 10 anni, perché io ho iniziato a lavorare con l'ente nazionale ancora prima che uscissero i decreti attuativi del 2014. Quindi facemmo con l'ente nazionale un esperimento che fu, credo, il primo in Italia con il comune di Santa Marinella, che costituì al tempo un fondo di garanzia per l'avvio di iniziative commerciali sul suo territorio. E io quindi supportai l'ente nazionale nella fase proprio concreta di realizzazione del progetto, quindi la prima effettiva e ufficiale erogazione dei servizi ausiliari, no? Tentammo in quel contesto di, come dire, precedere quella che sarebbe poi stata la normativa, vigente nel nostro paese, che uscì di lì a qualche mese, a ottobre del 2014. Quindi noi iniziamo questa esperienza un po' così pionieristica da questo punto di vista. Un'esperienza molto avvincente, anche perché di fatto era il primo progetto organico, e che in qualche modo voleva incarnare quella che era lo spirito normativo, no? Perché fino a quel momento il microcredito in Italia era stato un po' gestito autonomamente dai vari soggetti, che sicuramente, voglio dire, avevano cercato di interpretare la norma nella modalità più consona alla progettualità che volevano sostenere. Insomma, noi venivamo da un'esperienza del Prestito della Speranza, che era, diciamo, un'operatività squisitamente Caritas. Nel Lazio avevamo avuto l'esperienza con il microcredito della Regione Lazio, quindi con la famosa legge 80, e quindi con gli assi di intervento che erano imprenditoriale, sociale, e il terzo asse di intervento era quello dedicato al recupero degli ex detenuti, e quindi in qualche modo era un'opportunità. La Regione Lazio mise a sistema dei fondi anche consistenti, e si partì con questa tipologia. Quello funzionava con delle antenne sensoriali, così le definivano, territoriali, che erano dei piccoli sportelli di orientamento e di supporto. Dopodiché la lavorazione era sostanzialmente concentrata nel lab dell'allora Lazio Innova, insomma, ecco. E quindi io già con loro collaboravo da un'annata, e quindi poi seppi dell'esistenza dell'ente, e quindi poi incontrai il presidente e, come dire, e cominciamo a ragionare insieme, un po' per la mia esperienza anche di carattere bancario, perché io da quel mondo provengo, e quindi, insomma, per me era un pochettino più semplice, come dire, declinare una metodologia tipicamente tecnica e tipicamente bancaria, no? Quindi, come dire, la coniugazione dei due fattori, quello social, sicuramente di attenzione al territorio, di attenzione alla inclusione sociale e finanziaria, e quello del tecnicismo legato alla gestione brutale, ma normata del credito, no? E quindi da lì nacque questo esperimento con Santa Marinella, che fu un esperimento significativo. Peraltro alcune delle imprese che abbiamo finanziato nel 2013 ancora sono vive, vegete e stanno lavorando. Insomma, fu una bella esperienza. Dopo, dal 2014, abbiamo iniziato operativamente. Quindi il primo bando che fu fatto dall'ente nazionale per l'erogazione dei servizi ausiliari vide la partecipazione di tre soggetti. Uno era Fondazione Risorsa Donna, uno era Microcredito per l'Italia, e il terzo ero sostanzialmente io. E quindi cominciamo questa avventura con BCC di Roma sul perimetro del Lazio, quindi è partita da lì, diciamo, tutta la storia, e via, insomma.
Quindi questo è un po' il background, no? da cui io provengo, voglio dire, che mi fa sentire, come dire, per certi aspetti anche orgogliosamente, no? Parte di questo movimento. Poi alla fine stiamo creando, e il presidente Baccini ha creato un movimento di grande attenzione, di grande solidarietà, no? E di grande equilibrio da questo punto di vista. Quindi, voglio dire, sono orgogliosamente inserito, o mi sento orgogliosamente inserito in questo contesto.